è il lavoro sul libro bianco della difesa, a cui tante energie avete giustamente dedicato. Ora si tratta di passare dalle parole ai fatti, o più correttamente ai provvedimenti normativi. Possiamo incrociare le esigenze e le istanze del libro bianco della difesa partendo dall'assunto finalmente di uno sblocco della situazione del comparto, delle forze armate e delle forze dell'ordine. Uno sblocco che vede, dopo tanti anni, finalmente superare non soltanto le difficoltà di natura economica, i blocchi di natura economica, ma anche la vera e propria organizzazione delle strutture. Lo sblocco del comparto significa risolvere naturalmente in modo positivo le vertenze economiche, a partire dalla conferma per tutti in modo netto degli 80 euro, ma significa soprattutto avere la capacità e l'intelligenza di immaginare un modello di difesa che sia coerente con le impostazioni del libro bianco. E fino a questo punto potremmo restare tranquillamente nell'ordine delle cose normali. La vera scommessa però intacca il ruolo dell'Europa in questa stagione. L'elezione di una nuova leadership alla guida degli Stati Uniti d'America, le mutate situazioni di geopolitica e di ruolo della NATO, la possibile apertura di ulteriori elementi di confronto tra i 28 paesi membri che potranno avere a Roma il 25 marzo del 2017 una sede privilegiata, ci consegnano un quadro particolarmente ricco di novità. Io credo che sia arrivato il momento di fare una riflessione compiuta tutti insieme. O si va davvero verso il modello di difesa europea che noi difendiamo con forza e che noi sosteniamo essere prioritario, ma che altri paesi fin dagli anni 50 teorizzano, salvo poi bloccare, oppure si tratta di immaginare un aumento di investimenti da parte dello Stato non semplicemente finalizzato alle donne e agli uomini che lavorano nelle forze armate o nelle forze dell'ordine, ma nella strategia globale di investimenti e di difesa. Non sfugge a nessuno, infatti, il fatto che la straordinaria correlazione tra gli investimenti in difesa e innovazione e ricerca tecnologica abbia prodotto in alcuni paesi del mondo una forza non soltanto militare, ma innanzitutto tecnologica e di ricerca che è semplicemente impressionante. Non soltanto internet nasce come applicazione militare, ma il principio della Startup Nation, che Shimon Peres in Israele aveva straordinariamente descritto nell'introduzione al libro che porta esattamente quel nome, sono soltanto due punte di diamante, peraltro, dell'approccio, una felice collaborazione tra le università, in particolar modo il mondo dell'ingegneria, che qui a Torino trova una punta di eccellenza straordinaria, il mondo della difesa e una politica capace di memoria, di attesa, ma soprattutto di visione, perché sulla memoria e l'attesa la politica non è mai andata male, soprattutto sull'attesa, è sulla visione che talvolta ha mancato i propri impegni. Se riusciremo a tenere insieme queste caratteristiche, allora potremo veramente scrivere una pagina nuova nel 2017, che passi sia dagli aspetti logistici, con finalmente la partenza del progetto. Il signor Capo di Stato Maggiore della Difesa, assieme alla signora Ministro, più volte ci hanno presentato di un comando centrale della difesa in Roma, ma soprattutto di investimenti in alcune regioni per consentire di tenere assieme innovazione tecnologica e ripercussioni occupazionali e di
ricaduta anche economica sul territorio. Si tratta di fare un passo in avanti e un salto di qualità rispetto a singole esperienze che già ci sono e sono positive e non vanno sottaciute, ma che deve essere inserita in una visione finalmente strategica. Perché adesso e non in passato? Perché l'Italia ha attraversato un periodo di profondo ripensamento su se stesso, il periodo delle cosiddette riforme strutturali, quelle riforme di cui per decenni si è soltanto discusso e che oggi sono o realizzate o all'attenzione della libera scelta dei cittadini. In ogni caso, la scelta della priorità per le riforme istituzionali e strutturali, dal mercato del lavoro, alla riforma della pubblica amministrazione, era una scelta obbligata e coerente con il dibattito degli ultimi 30 anni nella discussione politica. Adesso però tutto questo deve essere inserito e declinato in una visione diversa, deve essere declinato al futuro. E allora la visione strategica non può non portarci a mettere in discussione un approccio remissivo in ordine alle grandi questioni della politica europea. Vale in primis per l'immigrazione, su cui il lavoro che abbiamo fatto e che grazie alle forze armate, anche alle forze armate, è stato straordinario, è però un lavoro che non può continuare con le stesse modalità nei prossimi anni. O vi è un'assunzione di responsabilità da parte dell'Europa o l'Italia dovrà profondamente cambiare rotta. Vale per le politiche economiche europee, dove il risanamento dei bilanci è un principio sacrosanto, ma dove la mancanza di una politica di crescita rischia di creare maggiori disagi di quelli che vengono immaginati o che venivano immaginati. E vale anche e direi soprattutto per la visione geopolitica dell'Europa, che non può pensare di continuare a fare documenti sulla strategia di difesa comune, salvo poi delegare ad altri ogni tipo di intervento di un qualche rilievo. Dunque siamo a un bivio e in questo bivio ci giochiamo una grandissima responsabilità. Continueremo, come è naturale che sia, il nostro impegno dell'esercito in ambito internazionale, anzi lo abbiamo arricchito, da ultimo probabilmente con l'operazione su Mosul a difesa di quelle popolazioni che rischiano di essere profondamente colpite dall'eventuale crollo di una diga a cui sta lavorando una ditta italiana soltanto perché aiutata dai militari del nostro paese. Continueremo nella formazione a vario titolo delle strutture di polizia e militari degli altri paesi, in particolar modo dei paesi che escono da una fase di difficoltà. È una delle cose sulle quali più di ogni altro riceviamo l'apprezzamento e la gratitudine dei colleghi capi di governo degli altri paesi. Ti dicono la professionalità degli italiani nel formare le nostre strutture è uno dei grandi elementi di forza anche della nostra diplomazia internazionale, una sorta di diplomazia della formazione militare, un elemento, un asset strategico da offrire nelle discussioni geopolitiche. Continuerete sicuramente a gestire in modo eccellente, insieme alle forze dell'ordine e all'ordine pubblico, tutto ciò di cui vi è necessità, a cominciare dai grandi eventi. Il governo ha recentemente superato la boa dei 1.000 giorni, di questi 533 sono stati occupati da grandi eventi, segnatamente l'Expo prima e il Giubileo poi. La gestione, anche grazie al sostegno dell'esercito, è stata straordinaria. Ma vi è bisogno di qualcosa in più nella percezione di sicurezza da parte dei cittadini, che non è funzione diretta dei reati, casomai è funzione diretta della comunicazione televisiva, mediatica, cibernetica, non dei reati. Scendono i reati ma aumenta la preoccupazione. Perché? Perché c'è un problema di comunicazione.
ma dall'altro lato c'è bisogno di un grande investimento sul domani e sull'orizzonte che ci aspetta. E allora, signora Ministro, signor Capo di Stato Maggiore della Difesa, autorità tutte, noi siamo davvero in un momento di particolare rilievo e bellezza. L'Italia può giocare una partita impegnativa e importante nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Il nostro desiderio come governo della Repubblica è che questa partita sia una partita che tenga insieme la memoria che in questo palazzo così straordinario emerge in tutta la sua possenza e in tutta la sua straordinaria forza. L'attesa, perché senza una capacità di attesa degna di questo nome si perdono gli attimi, si perdono le occasioni, ma soprattutto la visione. Il governo intende utilizzare il 2017 per aprire la pagina nuova che tenga insieme il libro bianco, i nuovi investimenti, lo sblocco delle problematiche relative al personale. Ma accanto a questo, la consapevolezza molto forte dell'impegno personale di ciascuno degli allievi, a cui chiediamo di dare il massimo, di fare il meglio, di dare il meglio. Non è semplice nella stagione che viviamo puntare generalmente a fare il meglio o genericamente, eppure è il vostro dovere, non ci accontentiamo di niente di meno. Perché in un tempo nel quale la banalità e il pensiero unico, dominante, talvolta omologante, vorrebbe un appiattimento, noi sappiamo, come diceva un grande pensatore, che le quantità si contendono, ma le qualità si completano. E per questo investire sulla qualità è esattamente ciò che serve a ciascuno di voi. Una poesia scritta da un vostro collega dell'esercito americano sintetizza il lavoro degli eroi del quotidiano, che sono le persone che si impegnano ogni giorno. Io sono stato quello che gli altri non volevano essere, io sono andato dove gli altri non volevano andare, io ho portato a termine quello che gli altri non volevano fare, io non ho preteso mai niente da quelli che non danno mai nulla, ho pianto, ho sofferto e ho sperato. Ma più di tutto io ho vissuto quei momenti che gli altri dicono sia meglio dimenticare. Quando giungerà la mia ora, gli altri potrò dire che sono orgoglioso per tutto quello che sono stato, un soldato. Voi siete soldati che avrete, e in alcuni casi già avete, responsabilità di comando. Siatene all'altezza. La memoria di questo paese vi chiede di puntare al meglio. Noi da parte nostra faremo di tutto per mettervi nelle migliori condizioni possibili. Noi faremo di tutto per rendere il vostro servizio un servizio non per voi autoreferenziale, ma per la comunità di donne e uomini che ha un nome bellissimo, si chiama Italia. Ma voi assicurateci che questi anni di formazione li vivrete gustandoli appieno, non buttando via e non sprecando neanche un attimo, e gustando la bellezza di chi sa che le qualità si completano, le quantità si contendono. Viva le Forze Armate, viva l'Italia!